amici di Scimotori, ben ritrovati! Sono super felice di essere a bordo della super ammiraglia della casa svedese, la XC90, nella versione plug-in hybrid. È bella enorme, è davvero così gigante perché la nostra protagonista di questa nuova puntata di She Talks ha davvero tantissime cose da raccontarci. Cinture ben allacciate, accendiamola e via, si parte! Verso la protagonista della nostra rubrica speciale di Scimotori. Raccontare queste storie per formare, informare, ispirare, proprio come questa. Ed eccoci, siamo arrivati, sta per salire Giulia! Wow, piacere, eccoci qua. È arrivata. Naturalmente è d'obbligo la cintura di sicurezza. Sì. Tu lo sai che Volvo ha aumentato la cintura di sicurezza a 3 punti e poi ha distribuito a tutte le case automobilistiche il brevetto. Va bene, ma adesso cambiamo argomento perché noi qui a bordo abbiamo Giulia La Rocca. Insomma, Giulia ha una bellissima storia da raccontare, tutta la sua carriera colpirà molti di voi e ce l'ho un po' tu Giulia, chi sei, dove lavori allora, e cosa fai? Va bene, ve lo racconto io brevemente. Allora, io sono una editor, nasco come giornalista, sono una editor e content producer e anche social media manager per il magazine The Blonde Salad di Chiara Ferragni e in più svolgo il lavoro di social media manager per altre aziende. Vorrebbero già tutte rubarti il tuo bel posticino, un posticino che però hai veramente sudato, perché quali sono gli ingredienti per fare della tua passione il tuo lavoro? Allora, sì, secondo me questa è una cosa fondamentale, nel senso che ci tengo molto a ribadire questa cosa perché viviamo in una società che soprattutto la mia generazione è un po' convinto di non poter seguire le proprie passioni e i propri sogni per omologarsi un po' a quelli che sono i lavori che retribuiscono meglio e che funzionano meglio. In realtà c'è uno studio dietro e un lavoro per arrivare a riuscire a fare poi della propria passione il proprio lavoro che è molto molto importante. Io posso spiegare brevemente che cosa ho fatto, qual è stato il mio iter per far capire un po' che cosa bisogna studiare, in che cosa bisogna essere bravi per poter arrivare poi a svolgere determinate mansioni, determinati ruoli. Io, come anticipavo, sono nata come una giornalista, quindi ho studiato giornalismo a Milano alla facoltà di lettere. Appena ho finito i miei studi di giornalismo, diciamo che l'ho fatto in concomitanza con un periodo che per l'editoria non era proprio perfetto, perché iniziava ad esserci una forte crisi dell'editoria e questo ovviamente mi ha spinto a ripensare un po' i miei programmi futuri, a dire boh, forse non è proprio la strada giusta. In realtà poi, credendo nei propri sogni, e nel cuore, esatto, si riesce un po' a conquistare quello a cui si vuole arrivare, nel senso che la strada è lunghissima, bisogna essere assolutamente consapevoli di dover fare tanta gavetta, perché se ne fa tantissima. Soprattutto in un campo del genere bisogna essere preparati a fare stage su stage, a lavorare non retribuiti per fare esperienza, perché purtroppo c'è anche questo. Io ho finito l'università di giornalismo e ho deciso comunque di continuare. Mi avevano dato un consiglio prezioso. Mai mollare. Mai. Mi avevano dato un consiglio molto prezioso in università, perché uno dei miei professori mi aveva detto: guarda, se vuoi fare questo lavoro, specializzati in un settore che a te appassiona, che a te piace. Io non ho avuto dubbi su questa cosa, perché diciamo che ho un'inclinazione verso la moda da quando sono bambina, perché sono nata in una famiglia che lavora nella moda, quindi io diciamo che rimanevo affascinata dalle sfilate da quando ero bambina, perché mio papà mi faceva vedere le sfilate a cui lui partecipava. Non ho avuto dubbi, ho fatto subito un master in giornalismo di moda. Ho finito questo master e diciamo che ho pensato a quello che poteva mancarmi. Io ho avuto la fortuna di vivere per un po' di anni all'estero per il lavoro di mio papà, quindi ho un livello di inglese quasi madrelingua. E per, diciamo, renderlo un po' più professionale, ho deciso di trasferirmi in Olanda. Sono andata a lavorare per una rivista di moda ad Amsterdam, sono stata lì un anno
e lì ho imparato a scrivere in inglese, che sembra una cosa stupida perché in realtà uno dice se sai l'inglese sai anche scrivere in inglese. Non è così, perché ci sono delle terminologie, dei modi di porsi quando si scrive, che ovviamente sono iconici poi di ogni lingua. Io li ho imparati stando lì, e mentre ero in Olanda, questo per far capire che non bisogna mai smettere di imparare, ho detto ok, io adesso la giornalista la so fare, appurato, che cosa mi manca per poter sfondare nel campo del fashion tutta la parte di business che io non avevo, perché avevo fatto studi umanistici. Quindi sono tornata in Italia e ho vinto una borsa di studio per fare un master in business di fashion e luxury. Ho finito questo master, 5 mesi prima di finirlo, la mia relatrice del master mi chiama e mi dice: guarda, si è liberata la tua posizione nell'azienda di Chiara Ferragni. Ovviamente io ho detto: oddio, cosa faccio? Mi propongo, perché tutti i miei compagni, facendo poi un master in business, gli obiettivi miei anche iniziavano a diventare: ma forse mi specializzo nel marketing, nella comunicazione, abbandono il sogno del giornalismo di moda, perché probabilmente magari è quello un po' più in crisi, è quello per cui farò più fatica a trovare un lavoro. Guarda caso, nel momento in cui io ho iniziato a pensare questa cosa, mi arriva questa proposta. E la proposta era quella di dare un'identità nuova al magazine The Blonde Salad, che immagino, come molti sapranno, era il blog con cui è nata Chiara Ferragni. Quindi quando mi è stata fatta questa proposta ho detto ok, mi è piovuta dal cielo, devo prenderla per forza, non posso dire di no, è l'ultima occasione che mi do per poter sfondare in questo mondo, lo faccio. Sono andata a fare il colloquio, è andato bene, ormai da 2 anni. In italiano o in inglese? Il colloquio l'ho fatto in italiano perché noi siamo a Milano, la sede è a Milano, ma il magazine è bilingue, quindi io scrivo in italiano e in inglese ogni articolo che pubblico. E oggi sono la responsabile del magazine insieme al mio team, siamo in 3 persone, ci occupiamo di The Blonde Salad. Siete anche giovanissimi, perché tu sei giovanissima. Sì, siamo tutti giovanissimi, io ho 27 anni, ho i miei 2 angeli che lavorano con me, che hanno uno 30 anni e l'altra 26, quindi siamo proprio giovanissimi. Avrei fatto tanti sacrifici, perché non metto in dubbio che ce ne hai fatti molti, tanto studio, però credo che ti senta appagata, forse non ancora arrivata, perché no, non si è mai non bisogna mai sentirsi arrivati, perché poi allora io ho una personalità un po' strana, nel senso che voglio sempre cambiare, provare cose nuove, e infatti adesso parallelamente faccio la social media manager, perché a questo mondo ovviamente mi ha aperto ad una realtà che per me era nuova, perché stava iniziando, diciamo, a prendere campo quando io studiavo, e mi sono resa conto di che mondo c'è. La pubblicità è cambiata completamente, adesso la pubblicità è fatta dagli influencer. Giornalista e influencer hanno due ruoli che secondo me devono essere mantenuti molto distanti, nel senso che io lo dico un po' a tutela della categoria giornalisti che amo e a cui ho sempre sognato di fare parte, e diciamo che il fatto di avere un telefono, di poter realizzare dei contenuti, fare delle stories, non dà effettivamente il titolo di giornalista a una persona, cioè il giornalista è altro. Quindi l'influencer è una persona che agisce in quello che è il campo della pubblicità, della sponsorizzazione e dell'advertising, quindi collabora con i brand. Il giornalista crea le notizie e le condivide, sono 2 cose che devono rimanere molto separate, secondo me, assolutamente sì. Tendenza estate 2021. Un po' di tips. Moda, colori, sì, assolutissimamente. Allora, c'è una cosa fondamentale da dire, nel senso che questo anno, che è inutile dire un po' come è stato per tutti, lo sappiamo, asciughiamoci la lacrima e il sudore, e quest'anno ha un po' cambiato le priorità di tutti quanti, e ovviamente la moda è uno di quei settori che assorbe tantissimo quelli che sono i cambiamenti sociali. La moda ha risposto a questo anno con delle proposte che sono all'insegna della comodità, cioè le persone non vogliono più sentirsi stretti in abiti che possano essere appunto scomodi o che possano impedirne i movimenti e il relax, perché abbiamo visto che quest'anno è trionfato il loungewear, che è l'abbigliamento da casa, cioè prima veniva definito abbigliamento da casa, adesso si usa per uscire tutti i giorni.
una grande tendenza che si imporrà quest'estate è appunto quella di innanzitutto prediligere delle texture morbidissime, quindi tutte quelle che sono organiche, il cotone, la seta, il crochet che è ritornato di grande tendenza, e i colori tenui, tutti i colori della terra, il beige, il marrone, il verde khaki saranno i protagonisti, perché si vuole essere il più essential possibile. Quindi non lo so, se dovremmo identificare un outfit iconico di quest'estate, una bella camiciona oversize aperta con sotto un micro top o un bra, pantaloncini o in crochet o in cotone belli comodi, anche super corti che in estate va bene, sandali bassi in raffia o in paglia e siete perfette. Comodità 360 certo, gradi. Assolutamente sì. E invece qualche consiglio beauty, perché insomma una notte impegnativa con queste mascherine sulla nostra pelle. Me l'hanno chiusa in casa, sempre struccate, che ci guardavamo allo specchio e dicevamo ma dov'è finita la vecchia me? Ci sta anche ogni tanto ritirarlo fuori. Diciamo che quest'anno in particolar modo si è posto l'accento su quella che è la skincare piuttosto che sul make-up. Le persone hanno iniziato un po' a ristabilire le loro priorità anche a livello di salute del proprio corpo, ovviamente per la pandemia e per tutto quello che è successo, quindi c'è molta attenzione sul curare la propria pelle attraverso prodotti skincare mirati. Il trucco deve essere una piccola aggiunta, cioè quindi mai non vedrete secondo me quest'estate o per il prossimo anno, mi azzarderei a dire, smokey eye esagerati con brillantini ovunque, ma semplice, cioè la tendenza in generale è che naturale è più bello, quindi un goccio di burro cacao, un po' di blush per fare le guanciotte un po' rosa che sta sempre bene anche d'estate, mascara e siete perfette, al massimo un po' di brillantini giusto per illuminare la sera, che quello non fa mai male. Ma un consiglio che posso dare, che secondo me è molto utile perché anche a noi sul magazine lo chiedono spesso, una cosa che la mascherina ha un po' creato in tutte noi sono un po' delle imperfezioni che sì, assolutissimamente, soprattutto e noi donne che amiamo molto tutte qua, vero, che uno dice non ce l'ho avuta in 30 anni di vita, mi sono venute adesso, purtroppo è così, tra lo stress, mascherine e una vita che è cambiata completamente accade. Ecco, un consiglio che posso dare è sì, il make up perché ci stava, detersione sempre, pulite benissimo la vostra pelle, utilizzate dei prodotti apposta a base di argilla, zinco, che sono ingredienti naturali che fanno bene per curare un po' tutte le infiammazioni che vengono create da questo periodo, in modo tale da avere la pelle più pulita possibile. Ecco, insomma, Giulia, tu prima di salire qui a bordo e iniziare la nostra chiacchierata di citozza mi hai detto: io di solito faccio le interviste, non sono abituata a essere intervistata. Sì. Adesso posso rilassarmi un po'. Sei bravissima, comunque io ti sentirei tutti i giorni perché mi stai dando tantissime notizie che, insomma, io lavorando spesso e sempre nei motori non tralascio, quindi tralascio il fashion, il beauty, e invece fanno parte un po' della nostra quotidianità, della nostra vita. Io lo so, tu guidi una city car e io, così come per scherzetto, ho detto: sai cosa c'è? Che io Giulia la vado a prendere con una 7 posti, una big size, perché a volte noi donne quando vediamo una vettura così grossa, così enorme, diciamo no, noi su quella non guidiamo, non ci mettiamo al volante, non la parcheggiamo, e invece guarda, credimi, al volante ci vedono, passiamo inosservate, si allargano tutti per farci passare e poi comunque si sta comodi. Mamma mia, adesso mi addormenterei. Un argomentino che vorrei proprio tirare fuori con te, che è quello della sostenibilità, perché nel mondo dei motori si parla tanto adesso di sostenibilità, ci sono queste vision, infatti proprio su questa vettura che è una T8 plug-in hybrid, quindi abbiamo sì tantissimi cavalli perché sono 390, 303 sono col motore termico e 87 sono con l'elettrico, quindi abbiniamo la tecnologia di andare in una guida un pochino più pura, soprattutto all'interno delle grandi città. Sostenibilità per l'auto, e poi come si sviluppa invece la sostenibilità nella vision della moda, del fashion, continua, c'è questo filone? Allora, la sostenibilità in realtà è un filone che fortunatamente ha investito tutti i campi del mercato, nel senso che io sono molto felice del fatto che le auto abbiano finalmente deciso un po' tutte di aderire a quello che è il valore della sostenibilità.
lo è anche assolutamente la moda. Forse penso sia stata uno dei primi settori in cui la sostenibilità si è fatta sentire molto prepotentemente, perché è brutto da ammettere, ma è una verità, la moda è una delle industrie che maggiormente fa male all'ambiente. Ero rimasta sconvolta da un articolo che avevo letto tempo fa per cui ci volevano non so quanti migliaia di litri d'acqua per produrre una maglietta, perché diciamo che noi siamo un po' frutto della società del consumismo, compriamo cose di cui non ci interessa, che non ci servono assolutamente, giusto per avere più vestiti possibili nei nostri guardaroba. Ecco, questa qui è una cosa che secondo me va assolutamente eliminata dal mindset delle persone, perché la sostenibilità non deve essere più una novità o una tendenza. A me dà fastidio quando si parla di sostenibilità come è la tendenza del momento. No, la sostenibilità dovrebbe diventare un po' la norma, cioè tutti dovremmo essere un po' più attenti a questo aspetto. La prima cosa da fare è sicuramente consumare di meno, cioè se non avete bisogno di 10 magliette bianche, abbiatene 3 nel guardaroba, che bastano quelle, e prediligete dei brand che sono attenti a questa cosa. Ce ne sono tantissimi adesso, quasi tutti i brand cercano di fare delle linee che siano sostenibili, che utilizzino prodotti riciclati, che si inventano anche nuovi materiali. Cioè banalmente ci sono brand che producono vestiti con la buccia dell'ananas, che è una cosa che si credeva impensabile, invece adesso è una realtà che esiste. Quindi io sono assolutamente favorevole al consumo di beni sostenibili, assolutamente. È toccato un tema importante, che è quello dell'ambiente, a cui Volvo è molto sensibile, perché ha pensato alla sicurezza per chi è dentro, per chi è fuori e anche per l'ambiente, perché entro il 2030 tutte le sue vetture saranno elettriche e andranno a incidere, a impattare meno su quello che è il nostro pianeta. Insomma, Giulia, io, guarda, sei davvero una chiacchierata tira l'altra, però qui i tempi si allungano, tu sicuramente avrai tantissime cose da fare, dovrai rimetterti lì a fare il telefono in mano subito, attivissima, operativissima. Per cui, care amiche, questa puntata di She Talks finisce qui. Io spero di trovare nuovamente a bordo con noi Giulia per raccontarvi ancora qualche altra piccola novità, curiosità, e se avete delle domande comunque scrivete qui sotto, io le passerò a Giulia, le vedrà direttamente lei e vi risponderà. Grazie mille, fate subito un bel like, alla prossima, un bacio da Silvia, e noi ciao adesso tutti. Andiamo a fare un giretto. Ciao. Ops, Giulia mi ha preso il volante verso una nuova sfida.